Mi chiamo Silvia Scuderi, sono nata a Gela e ho 32 anni. Da anni faccio associazionismo, sono responsabile del nucleo archeologico subacqueo del gruppo archeologico d'Italia Geloi. Amo la natura e diciamo che amo Gela in tutte le sue sfaccettature. Sono nata a Gela, però diciamo che ho vissuto la mia infanzia qui a Manfria, perché sono nata a maggio e sin da piccola mio padre, amante anche lui per il mare, mi ha portato in queste bellissime spiagge. È il mio luogo preferito questo. Io ho fatto le mie prime immersioni snorkeling in realtà qui nello scoglio di Manfria e da allora diciamo che la passione e l'amore per il mare non si è fermato. Il mare ha un qualcosa in più che la terra non dà, nel senso che quando ci si immerge sott'acqua la sensazione che si prova è quella di libertà totale, libera da ogni pensiero, libera da ogni turbamento che la vita comunque dà. Quindi il mare ti dà quella sensazione di libertà che nessun'altra cosa può dare al mondo. A Gela, diciamo, l'area dove facciamo un'immersione è la zona di Manfria. La zona di Manfria perché ci sono diverse evidenze archeologiche e testi scritti che parlano di insediamenti dalla preistoria agli insediamenti bizantini, per cui questa è al momento la nostra area di interesse per quanto riguarda le ricerche archeologiche subacquee. La prima volta che mi sono immersa è stato il mio primo battesimo del mare, era agosto, eravamo a Sciacca e il mio ragazzo Giuseppe ha deciso di regalarmi questa esperienza che mi ha da allora cambiato la vita. Mi propose di andare a fare questo primo bagno, il primo tuffo, su un galeone spagnolo. La sensazione provata in quel momento è stata forse una delle sensazioni più belle della mia vita. Ricordo che non appena eravamo ai 2-3 metri e ho alzato lo sguardo e ho guardato quello che c'era sopra di me e attorno a me. Quella è stata una sensazione che non potrò mai dimenticare. Descrivendo Gela come una persona posso dire che è sicuramente una persona solare, è una persona affabile perché è una città che offre accoglienza, ospitalità e è anche una persona intelligente perché nonostante essere stata martoriata per tantissimi anni, Gela ha un carattere intelligente, le persone gelesi hanno un carattere intelligente perché nonostante tutto vanno avanti e cercano nel loro piccolo di fare qualcosa per migliorarla. Descrivendo Gela città posso dire che è una città che si è sviluppata forse troppo velocemente e questo ovviamente porta le conseguenze, no? In alcune zone Gela risulta diciamo poco curata, in altre un po' meno, però come città è una città da vivere, una città che non è né una grande città né un piccolo borgo, è una città penso nella media come tutte le altre città ma con qualcosa in più, le nostre spiagge, il nostro sole, il nostro mare e il nostro vento. Da quando sono nata Gela è cambiata in realtà molto, è cambiata tanto. Prima era un po' trascurata, adesso pian piano negli anni si sta evolvendo, si sta mettendo a passo anche con le grandi città. Si cerca un po' di più il bello, mentre prima si cercava più la comodità. Signore e signori, benvenuti a Gela in miniatura. Ho visto crescere anche la mentalità del gelese,
fortunatamente devo dire, perché prima si pensava solo al lavoro e le attività culturali non erano, diciamo, considerate, non erano contemplate. Maria, mamma, un papà pazzo in scivo! Diceva io, un colpo solo a fargli essere, ma suo padre partiva! Oggi invece vedo che c'è fame di cultura, fame di bello, e questa è l'unica cosa che ci spinge ad andare avanti. Gela è una città intrigante, perché ti sa prendere se vuole. Potrei descriverla come una donna con una bellezza ancora da esplorare. Sembra una città un po' più acculturata, diciamo così qua. Magari la gente non lo direbbe, però è così. Sogno è qualcosa che ti prende nell'animo, è un desiderio che hai e che ti porti dietro, ma che fai di tutto per realizzarlo, perché sognare ma non impegnarsi per far realizzare quel sogno è inutile. Un sogno mio personale da vivere qui a Gela si realizzerà a breve, in realtà. Sin da piccola chiunque sogna di sposarsi, io ho la fortuna di sposarmi a Gela e di vivere a Gela perché voglio rimanere a Gela. Con un archeologo, il dottore Giuseppe La Spina. Io, Giuseppe, accolgo te, Silvia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Il mio sogno per Gela è vederla come la vedo io, vederla con gli occhi con cui la guardo io. Vorrei che la nuova generazione soprattutto vedesse Gela come una terra d'oro. Proprio far cambiare la mentalità della gente e fargliela vedere con gli occhi di una città che può dare tanto, che ha tante potenzialità e che non è di meno degli altri paesi. Ho deciso di vivere qua perché ho deciso di investire sulla mia città, credo nelle potenzialità che ha la mia città, credo che sia un terreno vergine per cui qualunque cosa si inizi a fare ha comunque un futuro. Andarsene era troppo facile e a me non piacciono le cose facili, quindi ho deciso di giocarmela. Gela è una città che è stata distrutta e ricostruita più e più volte e abbiamo iniziato ad esplorare questo territorio, un territorio che veramente offre un panorama unico dal punto di vista archeologico.